Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Zelda. Allora, ci trovavamo davanti al primo dungeon di questo gioco, di questa nuova avventura, quindi andiamo. Dopo aver compiuto qualche mini quest secondaria, intanto ragazzi sentite come al solito il gatto che rompe le palle come se non ci fosse un domani. E andiamo a sinistra, giusto per lanciare un Super Mario. Allora, buttiamoli. E chiave sia. Quindi ci prendiamo questa chiave. Hai ottenuto una piccola chiave, va bene, meglio che niente. Si chiudono le porte e escono fuori. Oh, abbiamo ottenuto anche una ghianda protettrice. E ci apriamo il nostro bello scrignetto. La bussola, hai trovato la bussola. Adesso puoi vedere dove si trovano gli scrigni e il guardiano. E non è tutto, questa bussola, la nuova funzionalità emette un suono quando ti trovi vicino a una chiave. Perfetto. Quindi abbiamo tutti gli scrigni, abbiamo la posizione del boss, ma non abbiamo la mappa. Quindi dobbiamo andare a prendere la mappa. Andiamo. E a nord. Andiamo a nord. Questi piccolini si attaccano addosso, sono fastidiosissimi. Premiamo il pulsante, scrigno sia, vediamo un po' che cosa ci dà questo scrigno. Un'altra piccola chiave, e siamo a due piccole chiavi. Andiamo a sinistra, si chiude la porta, un sacco di pipistrellacci, però niente, nessuno scrigno, finisce qui, ok. Ok, allora, qui si complica un po' la faccenda. Abbiamo due scrigni. Due scrigni di qua. Quindi, prima di andare su, andiamo a prenderli. Non lasciamo niente incompiuto, altrimenti poi non ci ritroviamo più. Prendiamo questo. Un'altra piccola chiave. Siamo in surplus di piccole chiavi. Ora una prima porta, però di piccole chiavi ne abbiamo una valanga. Allora. Questa, essendo una stanza molto grande, sa di hall. Quindi, via tu. Qui bisogna avere il salto. Mettiamo giù questo, diamoci da qualcosa, ma quando mai, non essendo una stanza, era impossibile. E invece ho eliminato tutti e ci ha dato qualcosa. Va bene. Oh, va bene, è soltanto una rupia da 20, che non è male per portare a termine il nostro obiettivo. Torniamo un attimo indietro, prima di aprire le porte, andiamo dove non ci sono porte, cioè di qua. Ok, ghianda protettrice, va benissimo. Devo braccare questi scheletri, sennò continuano a saltare. Questo pipistrello non si vuole far uccidere. Oh, altro scrigno. Facciamo una collection di piccole chiavi. Vediamo. E invece no, la mappa fondamentale, mappa del labirinto. Premi meno per continuare. Allora, abbiamo la mappa. Quindi abbiamo qui. Possiamo andare sopra e iniziare a aprire un pochettino di porte. Per esempio questa. E sì, per il momento apriamo questa. A forma di Link, quella porta. Oh, ho preso un colpo. Ci riprendiamo il cuoricino indietro e andiamo. Prima porta, schivando l'ostacolo.
Eccoci qua, allora dobbiamo schivare e andare nel senso delle palle di fuoco. Siamo di qua. La strada sta dicendo qualcosa, ma è senza becco e non si riesce a capire. Ah, qui si deve spostare questo per far tornare tutto a misura. Cosa c'è? Le scale dovremmo andare di qua, forse. Vediamo un po'. Il livello di Super Mario, ragazzi, è bellissimo. È bellissimo. Saliamo. E uccidiamo questo Goomba. Hai ottenuto un frammento della forza, ma al momento neanche ci ha di tutta questa utilità. Non ci sono più nemici qui sotto. Andiamo a tutta. Qui bisogna. Oh. Spostatevi tutti. La piuma. Hai ottenuto la piuma di Rock. Non so perché, ma ti senti più leggero. La piuma la mettiamo di qua. Ok, con la piuma ragazzi si salta. Si salta, ci apre un mondo questa cosa del salto. Ci permette di fare tante cose. Come tornare indietro saltando tutti gli ostacoli. Perfetto. Adesso con la nostra abilità del salto non ci ferma più nessuno. Possiamo... no, no, mi si è attaccato come una zecca questa cosa. Tornare indietro. Si poteva saltare questo? Assolutamente no. Però si poteva saltare questo buco qui. Facevo molto prima invece di rifare tutto il giro, vabbè. Che inseguimento del pipistrello, che inseguimento. Andiamo di qua. Vediamo un attimo, la situazione. Abbiamo... da prendere quello scrigno là sopra, che adesso potendo saltare si può prendere con le nostre chiavi che abbondano. La bussola sta suonando. Abbiamo la chiave per il boss, la grande chiave. Adesso per aprire la porta della tana del guardiano. Perfetto. Quindi andiamo verso la tana del guardiano, ragazzi. Infermabili, i nemici ormai li saltiamo, neanche più li battiamo, li saltiamo direttamente. Bracca all'angolo il teschio, riprende il cuore, apre la porta come se non ci fosse un domani, entra. Faccio il colpo volante. No, che succede? Allora, quadrato. No, ho sbagliato. Vabbè, metti uno a caso. Verde. 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 Sa fare tre simboli uguali. Intanto abbiamo perso un po' di energia. Abbiamo il becco di pietra. Adesso serve a mettere le statue qui. Quelli spinosi, devi prima respingerli con lo scudo. Vabbè, si era capito questo. E invece qui... io li odio questi cosi, veramente. Teschi maledetti. Che cosa abbiamo? Possiamo andare. Abbiamo aperto praticamente tutto con le nostre chiavi. Possiamo andare a destra. Saltiamo. Ed eccoci qua. Questo coso informe. Andiamo a... sempre scudo alla mano, anche se durante le spadate lo scudo non funziona. Ok, veramente facilissimo. Ci prendiamo una fatina e abbiamo il teletrasporto per l'inizio, per qui. Ok, possiamo tornare
al punto di partenza facilmente. E abbiamo delle scale. Che cosa c'è qui sotto? Vediamo un po' prima di entrare con la chiave. Ah, ok, ci ridà le vite nel caso ne avessimo bisogno, i cuori per sconfiggere il boss. Noi li avevamo già tutti, prendiamo comunque. Ed eccoci qua. Entriamo. Boss, eccolo. Sbz. Sdraniero in piccione. Gran scippo. Colpiamo la coda. Ovviamente, proprio mentre mi giravo. E quando, se no. Ok, secondo colpo. Perfetto. Oh, oh. No, 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 no. Terzo colpo. Ora da proprio in escandescenza. Ho un solo cuore. Devo gestirmelo bene. Ok, l'ultimo colpo. Fatta. Oh, un cuore, un intero portacuore. Hai ottenuto un portacuore, il tuo numero massimo di cuori aumenta e la tua energia vitale viene ripristinata. Ora abbiamo quattro cuori e il nostro amato strumento. Hai ottenuto il violoncello della luna piena. Bellissimo. Ok. Ci canta anche una canzone. Più che ci canta, ci suona. È più che una canzone, una melodia. Vabbè. Il potere raccolto nello strumento ci permette di una palude si apre una via dove i fiori sbocciano. Una voce ci dice questa cosa, un'entità. Va benissimo. Allora, cosa c'è? Che succede? Il gufo, il nostro amato gufo. Sei riuscito a recuperare uno degli strumenti delle sirene. Lo ammetto, all'inizio non credevo che ce l'avresti fatta. Comunque sia, devi sapere che quello strumento, insieme ad altri sette, ha il potere di risvegliare il pesce vento. E il mio incarico è quello di mostrarti la via per recuperarli tutti. Bene, la tua prossima destinazione è la palude Goponga, a nord. A nord. A nord. Ok. Allora andiamo al nord, dove ci dice di andare appunto il nostro amico gufo, che gufa. Infatti quando ho detto non pensavo ci avresti fatta, era un po' una gufata. E due bambini occhi a palla spiritati. Ehi signore, siamo nei guai. Sì, grossi guai. È vero signore, i Grublin sono venuti al villaggio e sì, ce n'erano un sacco di Grublin. E poi sono entrati in quella casa lì e hanno. Sì, sono entrati nella casa di Bau Bau. Li ho visti pure io. Quei brutti Grublin, brutti e cattivi. Signore, bisogna fare qualcosa. Forse fai prima se vai a vedere tu quello che è successo. Va bene, infatti. Che succede? Qui c'è la signora disperata. Madame Miao Miao. Oh, è successa una cosa terribile. Il mio dolce Bau Bau è stato rapito da quei raccapriccianti Grublin. Oh, ho salvato, ti prego. Salva il mio Bau Bau. Quindi con questa missione, con il gufo che ci dice di andare a nord, la signora che ha perso il Bau Bau, la signora Miao Miao che ha perso il Bau Bau, dobbiamo andare verso questa palude, ragazzi. Dobbiamo andare a nord, ma quando è che andremo a nord? Nel prossimo video. Quindi, se ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Se non ti è piaciuto, lascia un non mi piace. Un commento qui sotto, fammi sapere che cosa pensi di questo gioco e di questa nuova serie. Io ti saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.